servizio che serve alla città, prima si mette a disposizione i cittadini, ma fate le cose a parcheggio, no? Scusate, posti macchina, e ce li dice qualche cosa? Certo? Un centinaio, sì. C'è sotto... Sotto una cinquantina sotto, una cinquantina sotto. Sotto 45, no, puntate. Se non sono abusivi 45. Oh, non puntate. L'unica cosa secondo me che bisogna segnalare, perché sono entrato nel parcheggio adesso, siccome è stata in discesa, ci sono i limiti, ci sono i credo che sia il limite 50, non so quanto sia sulla strada. Questa che scende, e ho visto che l'ingresso secondo me bisogna che viene messo un po' in sicurezza, magari oppure che le macchine che scendono San Martino molto spesso non rispettano i limiti, lì secondo me bisogna mettere anche questi segnalatori, a intermittenza di pericolo. Facciamo un girettino così facciamo la foto, sì, mentre sì, lo ispezione. Sì. Quindi quanti sono i parcheggi? E non sbagliamo, fai 90. Voluto dalla vecchia amministrazione? Lezione assolutamente no. Poi è una struttura che ormai è terminata da diversi mesi. Io mi sono un po'. C'è nessuno qui di Viterbo Post? Quindi io l'ho aperto in ritardo rispetto al direttore di Viterbo Post che sa, il quale gli avrei detto che l'avrei fatto bene in una settimana, ci ho messo 10 giorni. E credete, purtroppo ogni passaggio di carta che si sviluppa all'interno dell'amministrazione comunale è sempre, non dico difficile, ma insomma abbastanza complicato. Quindi purtroppo passaggio di consegna, lavori pubblici, ufficio patrimonio, patrimonio poi francigena, perché in sostanza qui ci sono 3 passaggi. C'era poi quel problemino lì di quella goccia d'acqua che cala, che lo so, quella la ditta la deve ripristinare, l'avrebbe voluto ripristinare questi giorni, però pioveva quindi non l'ha potuto fare e quindi dovevamo ancora rimandare. Io mi sono puntato, no, si apre, e quindi diciamo è stata proprio una forzatura che ho voluto anche per un impegno che mi ero preso con un giornalista. E quindi il giornalista conta? Prego? Il giornalista conta, dico. No, conta, è la prima volta, insomma, è stato pubblicizzato e quindi insomma credo che bisogna tener fede nei limiti anche agli impegni che uno prende. Indubbiamente è un parcheggio che doveva essere aperto con diversi mesi, qualche mese in anticipo, però sì, per una serie di problemi che non sono dipesi certo da questa amministrazione, ma non do nemmeno la responsabilità all'altra amministrazione, sapete, ditte, lavori, collaudi, imprese, collaudi, imprese che magari hanno avuto dei problemi anche di altra natura nel corso della realizzazione, insomma una serie di problemi, e quindi alla fine il ritardo è dovuto a questo. Poteva capitare a chiunque, però purtroppo quando capitano queste cose chi in quel momento dirige la baracca, in questo caso il sindaco e l'amministrazione, se ne fa carico. Io ringrazio il consigliere delegato Fabbrini, il quale si è attivato questi 2 ultimi giorni, credo come se fosse cosa sua, sbaglio? Quasi. Quindi tutti i problemi, grazie al dottor Grassi, che credo da mercoledì stanno in agitazione, però purtroppo la vita di chi amministra e di chi fa l'amministratore o il dirigente di una società comunale è anche quello di correre quando c'è da correre, quindi io ringrazio veramente. Poi tutto il resto secondo me è qui. Mi auguro che sia un parcheggio che venga utilizzato anche da pendolari, perché hanno una, un privilegio direi che è quello di pagare poco. Abbiamo recuperato, mi sembra, 1,50 euro, sbaglio, per tutto il giorno, quindi pendolari, che è buono. Ma come si fa a prendere? Devono convenzionarsi, credo, con Francigena? Il sistema sarebbe quello di pagare 3 ore anticipate e disporre insieme l'abbonamento da pendolare. Il parcometro, anche una fotocopia dell'abbonamento.
Quindi l'abbonamento dove si fa? L'abbonamento? No, senza abbonamento. Senza abbonamento del treno. Al treno? Sì, che dimostri che una persona è pendolare, che utilizza l'altro. Quindi solo per i pendolari? Solo per i pendolari. Solo per i pendolari. Giusto. Gli altri pagano 0,50. 1,50 euro. Un osservatorio della Drib che prevede fuori della città 50 e dentro un euro, che è fatta da anni per tutti i parcheggi, dentro il muro un euro e fuori 50. Quindi abbiamo dovuto fede anche a questo impegno che era stato preso per i pendolari, perché dovrebbe servire anche per chi va a Roma, queste opere insomma non può spendere qua 5-6 euro al giorno, secondo me. Niente, io stavo alla presentazione della legge sull'acqua, quindi ho ritardato per questo motivo. Anche quella domanda. Non so, ci sono altre cose, grazie. No, è stato ben esaustivo. Adesso c'è da gestirlo bene. Speriamo che produca. Area riservata, sì, riservata, scusi, è controllata, quindi. Sì, sì, verrà controllata. Anche di notte c'è la vigilanza con tutti i parcheggi del comune. Metterete anche delle camere o ci sono? Ci sono delle camere. Perfetto. Quindi la sorveglianza, anche perché aree chiuse come queste possono indurre la sera ovviamente a... C'è anche l'illuminazione nonostante tutto. L'illuminazione, sì. Se volete dirlo, ditegliela questa cosa, così la scrivete. Scrivete, dite perché c'è l'illuminazione. Dite, non abbiamo l'allaccio Enel, però c'è l'illuminazione. Scusate. In quanto la Francigena sta provvedendo con un gruppo elettrogeno all'illuminazione fin tanto che non arriva l'allaccio Enel, perché pure queste sono cose che in Italia. Perché la domenica è gratuito, mi diceva anche. Domenica è gratuito. Domenica è gratuito, sì. Come tutti i parcheggi. Questa è una cosa buona per il turismo, è un po' scopo, dipende di chi va dall'altra parte. Comunque il sindaco sa piano piano fa quello che si può fare. Come adesso Viagno, no, dobbiamo fare, si impegna, guarda, che dà la libertà ai cittadini. Qui c'hai persone che vogliono fare quello che non è stato fatto, no. Ma non è, capisci? Voi le cose avete... non sono state fatte prima, no. Dobbiamo fare adesso. Voi ci avete un foglio firmato nel 2007, tutte le firmate, maggioranza e minoranza. E cominciavate Noi ci sono le pratiche, va bene. Il della doccia. Allora, andiamo al bullicame, che c'è la giornata dell'acqua del mare, quindi. Sì, prendi un po' pomeriggio. E speriamo che cominci a viaggiare. Che ci dia la libertà, eh!